Abbiamo strutturato una formazione oggi che sia un po' adattata alle diverse esigenze degli utenti. Il primo anno, che è un primo anno cognitivo e che tra l'altro è stato sviluppato con una didattica anche interattiva, con internet, con esercizi, con diversi video, eccetera, questo primo anno permette di proprio acquisire le conoscenze di base sulle cinque leggi biologiche e che sono un po' il fondamento di questo strumento di lettura di cui abbiamo bisogno per comprendere esattamente cosa succede nel nostro organismo. Gli studenti che fanno quindi questo primo anno sono 400 ore di studio da calcolare più o meno e finiranno poi, come abbiamo appena terminato adesso, dopo un anno con l'esame finale per ottenere questo certificato di conoscenze di base sulle leggi biologiche e che è stato uniformato a livello internazionale in modo di avere proprio una base di lettura molto precisa e molto univoca in tutto il mondo. Il secondo anno e il terzo anno sono invece dedicati principalmente a chi già come operatore nel campo della salute o come medico stanno lavorando in relazione a una persona quindi che ha bisogno in una posizione quindi d'aiuto e lì saranno tutte sviluppate tutte queste conoscenze che sono quelle di prima di tutto un'introspezione di una ricerca di dov'è la mia forza, dov'è la mia posizione, come faccio ad avere la forza e dare sostegno reale alla persona che è di fronte, utilizzando naturalmente conoscenze approfondite su cosa è la comunicazione, su come arriva, come si svolge la percezione, di avere anche proprio degli strumenti di sostegno alle persone dando degli spunti perché loro possono trovare nuove strategie nella loro vita. E questo lavoro è essenziale da congiungere con questa conoscenza di base sulle cinque leggi biologiche che da sole non bastano per portare la sicurezza alle persone.